Siamo con Di Lorenzo della Rocca Byte, in prima posizione, ha tagliato il traguardo, ha vinto la Marathon qui a Visciano, Visciano Bike Marathon. Ecco, davvero grande soddisfazione, come riuscite a gestire questa gara? Conoscevo il percorso, sapevo che comunque era esigente e impegnativo, per cui diciamo la prima ora è stata sostanzialmente di controllo. Dopodiché sulla prima salita dura ho cercato di forzare, sono riuscito ad andare via e quindi ho amministrato il vantaggio poi fino alla fine. È stato un piccolo momento, diciamo, prima dell'ultima salita dove c'è stato un errore di percorso e quindi là ho perso un minuto abbondante, però avevo un discreto margine e quindi sono riuscito comunque a conservare la prima posizione, insomma, grande soddisfazione. Ti è piaciuto il tracciato? Sì, il tracciato molto bello, lo conoscevo, ho partecipato più anni consecutivi a questa marathon. Devo dire sì, davvero curato bene e pedalabile e niente di estremo né a livello tecnico, quindi davvero un percorso per tutti. Siamo con Ferritto, seconda posizione per lui, davvero una grande marathon per te che di nuovo hai ottenuto successo. No, e più di questo non potevo. Di Lorenzo in questo periodo è in una condizione formidabile, quindi mi accontento di questa seconda posizione che per me a Visciano è oro, perché è una delle gare più dure secondo me in Italia. Quindi secondo perché posto più dura? È perché sono continui i cambi di ritmo, salite molto brevi e durissime, quindi il fisico viene messo proprio a molta molta dura prova. Ecco, scusami, io ho ripreso la parte dove erano gli uliveti, in effetti in quel posto... Se pensa che sono 55 km tutti così, tutti sali scendi, quindi non si rende mai un ritmo e il fisico soffre notevolmente. Non sono percorsi che si adattano a me perché essendo molto alto e molto possente vado circa salite poco più pedalabili, più lunghe, però è andata bene così, ottimo allenamento e anzi ottima prestazione. Il tracciato come lo giudichi? Il tracciato è ottimo, complimenti agli organizzatori, sempre hanno cambiato società, ma questi ragazzi sono animati da moltissimo entusiasmo e hanno fatto una gara a dir poco perfetta nonostante sono stati boicottati fino a ieri a confettucce stracciate. Con Ceccarelli della Rocca Bike, terza posizione per lui, soddisfatto, bel terreno compatto, vera mountain bike, segnalato bene. Credimi che è uno dei migliori tracciati a livello nazionale, così ha detto Ferritto, questo di Visciano. Sì, migliori tracciati perché si stava in sella, è molto divertente come tracciato, quindi ci siamo divertiti. Ecco, volevo una domanda, volevo porti la differenza nelle partenze in generale tra i bike, gran fondo oppure point to point e marathon, diciamo è conveniente secondo te o c'è una differenza diciamo da un punto di vista atletico? L'importante è che c'è una disparità di trattamento, è che si fanno partenze scaglionate, poi è giusto dare la possibilità un pochino a tutti di partecipare anche alle bike, perché no? È importante fare come è stato fatto oggi, fare partenze scaglionate. Siamo con Schettino, prima posizione per lui, per la gran foto, grande soddisfazione. Sì, è una bellissima gara, l'ho studiata già da parecchio perché la volevo vincere, dice la verità, perché mi trovo a casa mia e quindi sono andato bene, dai. Ecco, alla fine com'è stato il tracciato? Il tracciato è stato un tracciato bellissimo, un tracciato diciamo con salite dure, un percorso veramente bellissimo. E qual è stato il punto più bello? Il punto più bello è stato l'ultima salita, che è stata una salita del 18%, una salita dura. Ricordiamo la società sportiva? La società è Muro, la costruzione. Grazie.
Passiamo con Allocco, uno dei primi classificati. Allocco, davvero una bellissima gara. Come è stato il tracciato? Un tracciato veramente curato in tutti i dettagli, bellissimo, molto tecnico sia in salita che in discesa. È un divertimento al 100%, complimenti all'organizzazione che veramente hanno saputo completare un evento eccezionale. Ecco, diciamo che è una kermes sportiva che continua ad avere successo. Dove è stato il punto più bello? L'ultima salita, molto tecnica, molto difficile da affrontare, anche se l'abbiamo affrontata con le bike, però oltre l'assistenza bisognava utilizzare tanta tecnica nella guida. Ecco, in località degli Ulivi però c'era una discesa molto ripida, vero? Quella è la parte più bella, siamo venuti apposta per divertirci. Siamo con Peluso delle bike, uno dei primi classificati. Ecco, com'è stato il tracciato? Molto molto faticoso, però divertentissimo, veramente molto divertente. Ecco, non hai avuto problemi, alla fine qual è stata la zona più bella? La zona più bella è stata la discesa, quella che scende dietro l'acquedotto, e anche l'altra discesa, quella che scende nelle zone di Baiano. Perfetto, ecco, ricordiamo che Peluso è del Visciano Mountain Bike e quindi ha avuto un successo in classifica. Complimenti per il risultato. Grazie. Siamo con Marano, prima classificata tra le donne per le bike, giusto? Ecco, davvero grossa. Prima di tutti. Vabbè, è la grande soddisfazione questa. Certo, alla mia età, 50 anni, penso che sia veramente una bella soddisfazione, visto che ho iniziato da un anno.